Sì, grazie Presidente. Allora, il Consigliere Filomeni dice, ha proprio citato la delibera 183 dicendo è stata approvata, non da loro però, cioè, quindi ritorniamo sull'incongruenza. Dunque, l'emendamento specifica che le consulte devono partecipare alle sedute delle commissioni, lo abbiamo previsto nella delibera 183, lì è regolato in maniera puntuale e in maniera mandatoria, soprattutto, anzi scusate, specificatamente nei casi in cui le osservazioni vengano inviate dalle consulte entro i termini previsti. Quindi le commissioni consigliari saranno obbligate all'esame, obbligate all'audizione. Quella delibera lo prevede già in modo chiaro e stringente. Quindi anche in questo caso, sicuramente coerentemente con quello che ho già spiegato prima, io diciamo, voteremo, il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questo emendamento. Ci tengo però a specificare al consiglio Figliomeni che lui continua a parlare dell'articolo 50 e dell'articolo 52. L'articolo 50, di fatto, che è quello in cui io ho inserito la proposta di modifica, riguarda tutte le proposte, non solo quelle di iniziativa consigliare. Quindi, se continuano a ribadire l'importanza dell'ascolto da parte di tutti gli organi, eccetera, non è possibile continuare a pensare che si deve di fatto inserire si doveva inserire la modifica nell'articolo 52 piuttosto che nell'articolo 50. In particolare l'articolo 50 prevede tutte le proposte, quelle del sindaco, della giunta, delle commissioni, dei singoli consiglieri, dei municipi, dei consiglieri aggiunti e perfino delle consulte, tutte le delibere di iniziativa di questi soggetti che approdano in consiglio. Quindi la nostra proposta è più ampia di quella che ha sostenuto il consigliere. Quindi ripeto, le motivazioni dell'astensione per me sono inaccettabili. Quindi io non ho capito ancora quali saranno gli emendamenti che i consiglieri di Fratelli d'Italia voteranno favorevolmente, non l'ho ancora capito, non comprendo le numerose contraddizioni dei consiglieri di Fratelli d'Italia, sinceramente non votano gli emendamenti che prevedono l'iscrizione di diritto dei presidenti municipali così come loro ci hanno richiesto, non votano la delibera 183, non hanno votato tante piccole modifiche di forma che di fatto non andavano contro le loro indicazioni, quindi io non ho capito se questo non è un atteggiamento ostruzionistico, non capisco sinceramente quale lo sia. Comunque noi voteremo favorevolmente.